Ladies and gentlemen, please welcome Kazuo Hirai. Good afternoon, everyone, and welcome to our CES 2013 press conference. È iniziata così la conferenza stampa di Sony al Consumer Electronics Show 2013 con Kazuo Hirai, che è il presidente mondiale della società che sta tracciando il nuovo solco di Sony. La presentazione poi è proseguita col presidente invece della filiale statunitense, che ha presentato Xperia Z, un nuovo potentissimo smartphone quad core Snapdragon dotato addirittura di schermo 5 pollici full HD. Ed ecco, poi veniamo ai TV, ai pezzi forti. Ecco due nuovissime TV 4K. All'IFA di Berlino Sony aveva già presentato un 84 pollici, qui arrivano un 65 e un 55 4K, quindi a risoluzione quadrupla rispetto al Full HD, e cosa molto importante, ovviamente a un prezzo che non sarà quello quasi irraggiungibile da 84 pollici, ma dovrebbe essere decisamente più basso. Da segnalare la presenza nel telaio di casse vere e proprie sul frontale, che sono in grado di rendere l'audio come ci si aspetta. La risoluzione, appunto, come dicevamo, è 4K, quindi 2160x3840, 4 volte la risoluzione Full HD. Kazuo Hirai poi è tornato sul palco per presentare il pezzo forte, quindi l'OLED che diventa 4K, è un prototipo, l'OLED diventa 4K, quindi anche l'OLED in 4K, mentre gli altri che propongono l'OLED lo propongono soltanto in Full HD. Ecco, vediamo però che è successo qualcosa, quando il TV è stato portato sul palco, è stato tirato un po' troppo il filo e si è riavviato completamente il sistema, quindi adesso si trova su uno stato di schermo blu e quindi non si possono vedere le immagini. Pubblico ride, e dobbiamo dire che anche Hirai è stato molto bravo a salvarsi in questa situazione in maniera simpatica. Ovviamente a chiusura della conferenza stampa è stato possibile vedere il TV, ecco, lo vediamo qui, un nero incredibile, bellissimo, un dettaglio fantastico, il meglio delle due tecnologie, cioè OLED per quanto riguarda la visualizzazione e 4K per quanto riguarda la risoluzione. Tutte e due in un apparecchio che ancora, come si può vedere, è una dimostrazione tecnologica e non un prodotto finito. Per questo bisognerà ancora aspettare.